preparo la barba, spalmo questa nostra crema che ha un certo gelo dentro perché si senta meno la lama del rasoio. Se proprio è un pelo ispido, un panno caldo va molto bene perché apre i pori. E poi insaponiamo. Una saponata con un sapone buono. Noi abbiamo dei saponi all'olio di mandorla. Noi i saponi li abbiamo i più buoni di sicuro d'Italia. Il pennello deve essere buono, perché i pennelli sono quasi tutti sbagliati. Il pennello giusto è quello del maiale, posteriore del maiale. Proprio la setola più bianca, l'unico pennello col quale si può fare una saponata alla barba è quello lì. Non c'è il tasso, non c'è... perché gli altri diventano delle pezze. Invece quello lì resta rigido. Prima di usarlo bisogna metterlo 2 o 3 giorni a bagno, nell'acqua fredda. E dopo 3 giorni che è a bagno si può usare per una vita, per tutta la vita. Il contropelo è sempre una cosa molto difficile da fare, perché è una posizione difficile. E poi bisogna vedere com'è la pelle del cliente, insomma. Quello è molto difficile da sapere. Bisogna vedere intanto che si rade com'è la pelle, come risponde la pelle. Dopo aver fatto la barba bisogna mettere un altro panno caldo per togliere i resti del sapone. Ecco, il sapone non ne ha più e adesso le mettiamo dopo barba. Un dopo barba unico al mondo che noi abbiamo. Perché come abbiamo la frizione, abbiamo il dopo barba, che è unico al mondo. Il dopo barba è fatto con un mallo di albicocche. Poi facciamo, per quando fa caldo, dei latti freschi, per l'estate, più leggeri, che l'uomo li gradisce molto di più. E adesso bisogna mettere un altro panno caldo. E dopo il caldo si mette il freddo per chiudere i pori. Questa è la barba rasata.